Fortezza d'Abasso, seconda giornata di Didacta Italia 2024. Siamo qui con Lucrezia Stellacci, ex capo dipartimento, un volto noto per la scuola. Stellacci oggi esperta del sistema scolastico, formatrice, e noi sappiamo quanto hai lavorato per introdurre l'educazione civica nelle scuole. Questo stesso governo, questo stesso ministro si sta molto adoperando. L'educazione civica passa anche per il digitale. Perché? Perché l'educazione, la legge 92 del 2019 prevedeva tre nuclei come tematici dell'educazione civica, cioè l'educazione alla Costituzione, alle istituzioni europee, alla legalità, poi l'educazione al benessere, quindi tutto ciò che è educazione alimentare, l'educazione all'effettività, e poi il terzo nucleo era l'educazione digitale. Quindi la stessa legge approvata ad una stragrande, con una stragrande maggioranza in Parlamento, e che poi ha avuto degli alti e dei bassi nella sua effettiva applicazione, imponeva questa necessità di avvicinare i giovani alle competenze digitali. Di fatto questo è avvenuto, ma solo in parte. C'è ancora una mancanza di pari opportunità a livello di utilizzo, ma a livello soprattutto di sensibilizzazione verso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Così? Sì, lo dicono le indagini internazionali, in particolare l'indagine Thales, che registra come il 65% dei ragazzi che vanno a scuola, scolarizzati, utilizzano le tecnologie fuori dalla scuola, non le utilizzano a scuola. E quando invece tutti dovrebbero utilizzarle a scuola e dovrebbero acquisire lì gli elementi di base per poter familiarizzare con le tecnologie. Ovviamente a casa anche serve per poter per farsi aiutare nel costruire relazioni, nel risolvere i problemi che vengono dati per i compiti a casa, anche se sono molto negativa sui compiti a casa, perché ormai non si dovrebbero più dare, dovrebbe essere svolto tutto in classe proprio con l'aiuto delle tecnologie. Questo è interessante, Stellacci, perché non si dovrebbero più dare? Perché è nocivo dare oggi nel 2024 i compiti a casa? Perché ci sono delle falsificazioni, ovviamente, con l'intelligenza artificiale, con tutte queste nuove tecnologie, è facile che il ragazzo si faccia aiutare troppo non essere lui ad aver fatto. Quindi poi c'è uno sforzo in classe per capire se è stato lui a questo lui, punto tanto stato, vale evitare a questo punto questo tanto vale equivoco. Esatto, okay. Soltanto in classe il docente può monitorare effettivamente il livello di studio, il livello di conoscenze che ha il ragazzo man mano che va avanti nella ricerca, e quindi anche le life skills, cioè il livello di autonomia, il livello di intraprendenza, di rischio, e quindi valutare nel senso giusto lo studente. Torniamo alla scarsa democratizzazione, possiamo dirlo, di quello che è telematico, sì. Nuove tecnologie. Cosa dovrebbero fare le scuole? Sì, innanzitutto, ecco, volevo precisare che l'OCSE ci ha detto che è fondamentale che tutti i ragazzi abbiano un'alfabetizzazione digitale, un'alfabetizzazione digitale, perché i ragazzi che oggi hanno 5 anni, l'ha detto proprio così l'OCSE, i ragazzi che hanno 5 anni vivranno gran parte della loro vita nella seconda metà del XXI secolo, che sarà un periodo dominato, trasformato dalle tecnologie, per cui i ragazzi che non avranno acquisito questa almeno alfabetizzazione digitale saranno dei discriminati, faranno parte delle classi allontanate dalla comunità sociale, e quindi questo dovrebbe essere evitato. Fra l'altro, la scuola ha il compito di dare pari opportunità a tutti, e quindi la scuola non può esimersi da questo compito, deve necessariamente aiutare i ragazzi a prendere conoscenza di tutte le tecnologie, a familiarizzare con le tecnologie. Però se i docenti non hanno questa familiarizzazione, come fanno i ragazzi a riceverla dai docenti? Ecco, dunque, che il docente è obbligato in qualche modo ad adeguarsi e a governare. Il docente è obbligato.
purtroppo questa è una frase che non va bene per i docenti, i quali chiaramente sono un po' resistenti, sono un po' demotivati, sono stanchi. Sono analogici. Sono analogici e vedono queste tecnologie come qualcosa che invadente. È troppo difficile, d'invadente. Invece, che e viene lo dice un'analogica. E io sono un esempio, io pur essendo anziana, io capisco che ormai non si può più fare a meno di queste tecnologie e che i ragazzi vanno educati, accompagnati su questo versante, altrimenti certo ci sono riforme che prevedono una formazione iniziale dei docenti diversa da quella attuale, per cui i docenti del futuro saranno tutti bravi utilizzatori delle tecnologie, però i docenti abbiamo del presente... Abbiamo attualmente quasi 1 milione di docenti. Un milione di moltissimi docenti. Moltissimi non sono, come dire, pronti per questa sensibilizzazione. Non ce l'hanno. Però ci sono arrivati tantissimi fondi. 800 milioni di euro. Che... Cosa, come dovrebbero impegnarli le Ma scuole? Ma ci sono già dei decreti ministeriali che stabiliscono come impegnarli. Decreto ministeriale 65 e 66 del 2023. Ora, il 66 riguarda solo i docenti, quindi una formazione a tappeto dei docenti su programmi ovviamente che dovranno essere formulati dallo staff di direzione, ma in questo io consiglio ai dirigenti di coinvolgere i docenti, perché se non li si coinvolge nella programmazione, poi dopo chiaramente non li seguiranno con interesse questi corsi di formazione, perché devono emergere quelli che sono i bisogni veri, che sono diversi, di differenti livelli, perché ci sono docenti che comunque già hanno una padronanza delle tecnologie, docenti che sono del tutto all'oscuro. Quindi possiamo mandare un messaggio, iniziare il nuovo anno scolastico, ormai il vecchio si sta, come dire, l'attuale, scusate, si sta concludendo, iniziare a settembre, anche non solo le nuove lezioni nel prossimo anno, ma con dei corsi mirati per gli insegnanti? No, diciamo che già da quest'anno. Si potrebbe già da adesso? Già da quest'anno, perché i dirigenti scolastici hanno ormai completato la programmazione e quindi dovranno essere messi in cantiere immediatamente, prima della fine di questo anno scolastico, chiaramente completati nel semestre successivo, però devono essere già messi in cantiere subito. Il messaggio che mandiamo da Didatta è: correre, sbrigarsi, fare in fretta, altrimenti qual è il rischio? Veramente con questo chiudiamo questa... Di una scuola che non è più al passo con i tempi e che non serve più a nulla. Non è una scuola per la democrazia come l'ha voluta la Costituzione. Bene, grazie a Stellacci.